Eleven Sports, ben ritrovati dal vostro Daniele La Spina, dallo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Vi racconteremo in diretta qui per Serie C TV il recupero della 15ª giornata di campionato, la sfida fra Alessandria e Juventus Under 23, come al solito appunto in diretta qui su Eleven Sports. C'è il via libera del direttore di gara, non è stato nessuno da Juventus Calcio, poi va Clemenza col pallone verso il centro della porta, palla alta sulla tre quarti, più difficile per la Juventus avere dei riferimenti, palla relativamente corta per Arighini che si gira, mette il pallone in mezzo, il vantaggio dell'Alessandria con il gol incredibile da Rapace di Chiarello. Alessandria, Alessandro Gazzi, il traversone in mezzo, la palla prolungata, arriva Beruato a colpo secco, deciso col sinistro, facile per la Juventus Under 23 che poi si ripropone in attacco. Adesso Zanimacchia si libera al tiro, palla al tiro. Ora vanno al corner, il traversone verso la porta, respinge coi pugni, Loria che resta a terra, la conclusione di Chiarello però. Le maglie della Juventus, dell'Alessandria, il pallone in mezzo, l'aria, attenzione, Zanimacchia! Il pareggio della Juventus con un lampo, l'uno pari, lo sigla Zanimacchia, eccolo qui il suo primo gol stagionale. Suggerimento in avanti verso Olivieri che prova a innescare la sua velocità, lungo l'auto di sinistra, Olivieri cerca il fondo per il traversone, il pallone passa a Zanimacchia ancora, palla... Vediamo se è così la respinta di Valentini. E poi ancora Peters che si inventa un'acrobazia. La velocità di Francesco Sartore che passa avanti. Il velo di Giuseppe, il velo di Pandolfi, la palla per Chiarello, il tiro, Loria al palo. E Giuseppe arriva e se lo divora. Incredibile. A un passo dal 90. Non c'è più tempo, si giunge al traguardo, al Moccagatta. È 1-1 fra Alessandria e Juventus Under 23.